Che cosa farà mai un fantasma in salotto? Lo scopriremo, ma non del tutto, ovviamente, nella nostra conversazione qui dedicata a questo interessantissimo saggio intitolato Il fantasma in salotto, dentro al fantastico dell'Ottocento. Per raccontarci di questo libro è insieme con noi l'autrice. Francesca Saggini, buongiorno. Buongiorno a lei. E benvenuta, benvenuta davvero qui. Grazie. Nel posto delle parole per farci provare dei brividi letterari, oltre quello legati alla parola fantasma. Francesca Saggini, leggo in quarta di copertina, è professore ordinario di letteratura inglese all'Università Tuscia di Viterbo, oltre a essere Senior Research Associate del Lucy Cavendish College dell'Università di Cambridge e poi anche all'Università di Edimburgo. E adesso andiamo a raccontare questo libro, ma citeremo anche un altro libro, ovvero Sole Nero, il gotico meridiano dell'Ottocento italiano, che per certi aspetti attraversa il filo rosso anche di questo saggio, che si sviluppa per circa 400 pagine. Il fantasma in salotto. Ora, siccome Francesca Saggini, noi ci troviamo qui nel posto delle parole, noi qui nella nostra piccola presenza di lettori anche abbastanza distratti, e quindi di questo ci scusiamo. Amiamo però soffermarci, o come diciamo noi, inciampare nelle parole. Perché vorrei inciampare nella parola fantasma e comprenderla meglio, perché se noi comprendiamo la parola fantasma nella proiezione di ricerca di questo saggio, sicuramente avremo una strada molto più chiara. Qual è questo fantasma che lei ha voluto narrare in questo saggio, Francesca Saggini? Allora, il fantasma in salotto è stato un titolo che ho scelto molto tempo fa. Il libro ha avuto una gestazione estremamente lunga attraverso gli anni e è stato un po' un campo di battaglia per molti corsi universitari che ho tenuto all'interno durante il decennio che sta chiudendosi. E l'idea era quella di dare la presenza, di veicolare la presenza dell'ultranaturale, del non naturale oppure semplicemente del fantastico nella nostra quotidianità. E quindi la presenza in uno spazio assolutamente domestico, noto, conosciuto, tranquillizzante come il salotto, di una presenza perturbante, inquieta, che viene a scardinare quella che è la nostra idea di conosciuto, di noto, di sicuro e quindi anche dal punto di vista della letteratura, del realismo. Quindi era un po' un ossimoro che tentava di mettere insieme la presenza di una componente fantastica, non tangibile, nella nostra quotidianità nota e conosciuta. Peraltro non solo di fantasmi si occupa questo libro, ma anche di altre creature del mondo sovrannaturale, perché il fantasma è stato scelto un po' come una specie di eroe di tutto il secolo XIX, che è ovviamente il secolo delle grandi storie di fantasmi dei grandi autori della letteratura inglese, da Dickens in avanti. Io mi avventuro per altri piccoli sentieri collaterali a quelli maggiori. Piccoli sentieri, ma che danno l'idea della grande letteratura, della grande narrazione fantastica. E qui un'altra parola. Oggi la parola fantastico è legata ad altre cose. Qui il fantastico è tangibilmente diverso. Noi alcuni giorni fa, Francesca Saggini, abbiamo incontrato Luca Crovi. Luca Crovi perché ha fatto la traduzione di un piccolo libro pubblicato dalla casa editrice Oligo di Mantova, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, il mio primo libro, ovvero un breve scritto di Stevenson dove narra come è nata la magia di questa storia, no? Anche qui sì. Ci sono ovviamente, c'è la parola fantasma se vogliamo. Ebbene, in questa conversazione con Luca Crovi abbiamo incontrato anche alcuni autori che sono presenti nel suo libro, ad esempio Frederick Marriott, ecco, tra i tanti. Ecco, per creare una liaison, se così vogliamo, tra una conversazione e l'altra, questo per noi è molto molto importante, ma prima ancora di andare a incontrare i suoi ospiti, lei ce l'ha il libro a portata di mano, Francesca Saggini? Assolutamente sì. E allora assolutamente sì, lei ci leggerà
con voce sua quelle straordinarie parole di Emily Dickinson che ha messo alla in premessa. Sì, ho voluto aprire con Emily Dickinson perché evidentemente Emily Dickinson, oltre a essere una figura particolarissima, ci fa capire spesso come la vita sia in realtà un castello piuttosto che una casa incantata o stregata. E io ho deciso di fare una piccola citazione in esergo prendendo uno stralcio dalla poesia 407, che non hanno titoli ovviamente le poesie di Emily Dickinson, ma è famosissima per essere conosciuta come One Need Not Be a Chamber to Be Haunted, dove haunted appunto è il luogo che è infestato dagli spiriti. Quindi con questo iniziamo. One Need Not Be a Chamber to Be Haunted. One need not be a house. The brain has corridors surpassing material place. The body borrows a revolver. He bolts the door, but looking a superior specter or more. Questo è l'esergo. Questo è l'esergo che ci porta dentro la parola molto pensata di Emily Dickinson. In questa assolutamente parola... sì, è anche bello. L'idea di questo corpo che è considerato, è antropomorfizzato, è una casa che diventa un corpo umano, che è un qualcosa che è molto comune alla letteratura in generale del sovrannaturale e soprattutto anche alla letteratura di fantasmi. Possiamo pensare anche a degli autori contemporanei come la grandissima autrice americana Shirley Jackson, che ha scritto The Haunting of Hill House, tradotto in italiano come L'incubo di Hill House, dove si parla appunto di una casa viva e animata. E poi l'idea del corpo è riprodotta in tanti racconti di fantastico: la testa nell'attico, le viscere nelle parti che sprofondano sotto, nel sottosuolo e così via. Quindi è un'idea di gotico che è stata ripresa e riletta in tanti periodi storici, compresa la contemporaneità. A proposito di corpo, potremmo citare Bram Stoker, no? Tra gli altri. Assolutamente sì, assolutamente sì. Potremmo parlare anche dell'idea della casa, non so, in alcuni pensatori contemporanei, da Heidegger in avanti. È un qualcosa che è, diciamo, attraversa culture e momenti storici e letterari diversi. Abbiamo aperto questa conversazione con la parola fantasmi, la parola fantastico. Però Francesca Saggini, In questa nostra conversazione vorrei introdurre un'altra parola che è molto presente nel suo saggio attraverso le varie esperienze di scrittura di cui tra poco andremo a narrarne alcune, ovvero praticamente, per così dire, il contrario della parola fantastico, ovvero il realismo. Ecco, Che cosa c'entra, mi scusi la domanda banalissima, il realismo con il fantastico? Allora, intanto una scelta d'autrice. Fantastico io ho voluto che fosse scritto con la F maiuscola, mentre realismo ho voluto che fosse scritto tradizionalmente con la R minuscola. Non è un errore di stampa, non è un refuso, è proprio una scelta mia di tipo teorico-metodologico. Il fantastico, cerco di spiegarlo nell'introduzione al volume, è il gemello diverso del realismo, o forse addirittura l'opposto, il realismo che è il gemello diverso del fantastico. Non esiste fantastico se non esiste realismo, e ovviamente cambiando la nostra idea di realismo cambia anche la nostra idea di fantastico. Basti pensare a dei campi tangenziali alla letteratura fantastica, cioè ad esempio la letteratura fantascientifica, quello che era l'impossibile, l'irrealizzabile di fine 800, di inizio 900, è diventato di comunissimo uso nella nostra quotidianità. Quindi cambiando quello che è la nostra percezione, la nostra conoscenza dei reali, dei dati della realtà,
cambia di conseguenza anche la nostra percezione di fantastico. Con questo desiderio continuo di cercare di riportare all'interno del noto, della doxa, quello che è invece l'ignoto e anche la bellezza dell'ignoto, che è una dimensione parallela a quella del noto, che non dovremmo per forza, tramite scienza, filosofia o altre parole del genere, altre strade del genere, cercare di ricondurre all'interno del nostro conosciuto. Ed è il nostro conosciuto che è legato sicuramente alla parola mito, no? Alle creature dell'aldilà, no? Che sono, lei scrive, se ricordo bene, in eterno dialogo con un presente eterno. Eterno, sì. Ci accompagnano per sempre e sono quelle creature che una critica contemporanea, Judith Habermann, ha definito delle storie cannibali, cioè delle storie che riescono ad appropriarsi di quello che è il nostro immaginario e lo, in un certo senso, lo inglobano e lo riproducono all'infinito, in una specie di riproduzione quasi darwiniana, no? Ci sono delle storie, dei miti che sopravvivono e accompagnano l'uomo perché fanno parte delle nostre paure, delle nostre sensazioni, dei nostri desideri soprattutto. Spesso il fantastico accompagna, è una soddisfazione indiretta e spesso anche un po' colpevole di quelli che sono i nostri desideri repressi, che trovano un modo di esprimersi apparentemente più celato, ma se lo guardiamo bene molto facilmente interpretabile e individuabile, attraverso delle forme di rappresentazione che servono in un certo senso ad esorcizzare e anche a rassicurare le nostre ansie, che sono ansie che poi accompagnano sempre tutti, dalla figura del vampiro che io affronto in alcuni dei racconti dei quali mi sono occupata, ad altre figure che possono essere associabili sia alla storia, penso ad esempio alle creature di Conan Doyle, la mummia che porta un passato arcaico e sconosciuto nella quotidianità niente meno che della cittadina universitaria per eccellenza, Oxford. Ma anche, se vogliamo pensare bene, all'idea stessa di casa, che è un posto in un certo senso infestato dalla presenza, da altre presenze, che sono presenze sia della nostra infanzia, ma addirittura precedenti alla nostra vita. La casa è un posto che ha probabilmente un'anima e forse anche una memoria in un certo tipo di letteratura, quindi non è mai un luogo neutro, è una specie di cassa di risonanza non solo degli avvenimenti storici ma anche delle nostre paure che ci portiamo dietro. E qui ritorniamo a One Need Not Be a Chamber, ovvero all'inizio della poesia di Emily Dickinson. Ricordo che Il fantasma in salotto, dentro al fantastico dell'Ottocento di Francesca Saggini, è pubblicato dalle edizioni Unicopli. Lei parlava di queste presenze, no? Di questo continuum di presenze, di questi revenant, come direbbe Enrico Terrinoni, no? nel suo saggio Chi ha paura dei classici, un saggio pubblicato da Cronopio che noi recentemente abbiamo proprio raccontato qui nel nostro piccolo posto delle parole. Ma a proposito di fantasmi, io vorrei arrivare, Francesca Saggini, a quello che possiamo chiamare, prendendo spunto da questo continuum citato a proposito di Enrico Terrinoni, una parola importante, che è una parola corrispondenza, perché in questi racconti fantastici, tenendo presente molto quella parola realismo, seppur lei diceva poco fa scritta con la R minuscola, ma è un realismo molto presente, e ci crea che cosa? Spero di aver compreso bene nella lettura dei vari testi, ci crea una corrispondenza importante, no? Tra noi e quello che c'è scritto, una corrispondenza molto psicologica, fin anche, è chiaro che l'effetto psicanalitico allora non era ancora ben presente, ma in ogni modo era germinale, no? Per arrivare un po' a quello che diceva Ugo Foscolo, e che lei, se ricordo bene, ha messo in esergo al suo libro Sole Nero, corrispondenza di amorosi sensi, che non è
non è semplicemente una questione di innamorato tra uomo e donna e così via, ma è una corrispondenza di amorosi sensi, di scrittura e di lettura nello stesso tempo. Sì, sì, assolutamente sì. È una corrispondenza di amorosi sensi, come dice giustamente lei, tra lettore e scrittore. Nel caso del fantastico ancora di più, perché oltre al meccanismo del così del lasciarsi, dell'aprirsi alla lettura, la lettura è sempre un qualcosa di sociale che non deve essere mai vissuto in solitudine, anche se viene fatta in solitudine, soprattutto la lettura come la intendiamo nel periodo moderno, che è una lettura silenziosa, una lettura diciamo fatta per noi stessi. Ma è una corrispondenza di amorosi sensi perché accettiamo, quando entriamo nel fantastico, di aprirci e fare nostre le regole del gioco del fantastico stesso. Il fantastico ci obbliga ad avvicinarci alla pagina accettando un piccolo scarto. L'autore ci propone qualcosa e noi dobbiamo, in un certo senso, abbassare le nostre armi ermeneutiche, il nostro armamentario di lettore che vuole conoscere, e lasciarci sedurre in un certo senso, e uso il termine seduzione proprio anche in ottica bartiana, no? Cioè, come dice Roland Barthes, aprirsi al piacere della pagina. E in questo senso sicuramente dobbiamo lasciarci andare ed accettare come possibile, o se non altro come leggibile, un qualcosa che altrimenti risulterebbe semplicemente un gioco forse, o qualcosa, un divertissement, ecco, senza alcun valore. Io ritengo che la letteratura del fantastico, come in generale la letteratura di genere, che è stata molto spesso svilita dalla critica, sia una letteratura che è degnissima di studio e di ricerca, forse addirittura più della letteratura cosiddetta maggiore, perché in realtà è la letteratura, sono le pagine, i libri che vendono. E questo secondo me fa la cultura, non tanto l'intellettuale che scrive il libro, quanto il lettore che quel libro sceglie. E chi scrive? Per esempio alcuni autori, e anche da citare alcune autrici, per esempio Braddon, per esempio un'altra autrice di cui non mi ricordo il nome, Wilkins Freeman, che era una scrittrice americana. La presenza femminile qui non è una presenza germinale messa, come si direbbe, come si diceva un tempo, pure patele bourgeois, per stupire nessuno, ma è una cosa fondante della letteratura, della narrativa fantastica. In che modo l'elemento femminile ha saputo dare innovazione al fantastico? Ma su questo soprattutto diciamo nell'Ottocento, perché la letteratura fantastica del Settecento, e penso soprattutto al gotico di fine secolo, è leggermente diversa in questo. Intanto il fantastico aveva una grandissima diffusione editoriale e quindi aveva delle ottime vendite, che consentiva senza alcuna vergogna a un numero assolutamente elevato di autrici di potersi mantenere, e quindi di essere indipendenti in un periodo in cui le donne dal punto di vista giuridico non avevano diritti di proprietà. Le leggi sul possesso e l'idea di donna come soggetto giuridico indipendente appartengono alla seconda metà del secolo, dopo il 1870 in avanti. Quindi proprio da un punto di vista così economico e di vendite, il fantastico vendeva e quindi permetteva a tante autrici di potersi mantenere. E poi perché il fantastico è una possibilità, apre un mondo che è parallelo a quello del realismo e quindi parallelo alla dimensione del matrimonio, alla dimensione della famiglia patriarcale, alla dimensione di certe strutture che erano assolutamente consolidate al tempo e che permettevano alle donne di avere un agire indipendente e garantiva loro la possibilità di occuparsi anche di argomenti e di rivendicare una libertà di azione e di scrittura
che era altrimenti negata. Da mi una viene, parte mi viene in mente, mi scusi se prego. La interrompo, mi viene in mente, sì. Seguendo le sue parole, sempre che io ricordi bene, il racconto di Braddon, La buona Lady Duquesne, no, a proposito di matrimonio. Sì. Ecco, quindi è qui assolutamente una, sì. È una presenza di lettura godibilissima, tra l'altro, quella di Braddon, che ho scoperto insieme con gli altri proprio in questo Fantasma in Salotto. E io, guardi, anche per me devo dirle, è stata una riscoperta, perché avevo insegnato per tantissimi anni questo racconto di Braddon come una specie di storia di di vampiri sui generis, questa vampira femminile, con il discorso ovviamente della scienza, con il discorso della medicina che è centrale nella letteratura e nei discorsi culturali dell'Ottocento. In realtà mi sono resa conto che è un racconto gotico, ma non nel senso, non come me lo sarei immaginato io, ma il vero gotico, il vero racconto che inquieta è quello matrimoniale nel quale si imbarcherà la giovane che è stata salvata dalle cosiddette grinfie di Lady Duquesne e invece viene condotta, sempre tra virgolette felicemente, nelle braccia del suo dottore che l'ha salvata e che ha deciso di impalmarla. In realtà mi sono resa conto che potrebbe essere un racconto con una forte componente di femminismo, soprattutto perché questo corpo di questa ragazza è un corpo oggettificato in tutte le sue funzioni, prima come strumento di lavoro che si mantiene attraverso una modesta e decente povertà di Sartina, poi diventa una dama di compagnia, che è una figura che è socialmente assolutamente marginale e che è sempre alle dipendenze comunque di una figura di riferimento, in questo caso una figura femminile di ricca donna, che anche questa va interpretata all'interno delle revisioni del genere fatte da Braddon. E poi alla fine diventa la moglie oggettificata, ma nessuno se ne accorge, perché in realtà quello era il costume, quello era il discorso prevalente di un ottimo medico che si guarda bene dal dirle cosa le è successo e che quindi la rende oggetto di ulteriore passività e mancanza di incapacità di agire per se stessa anche nelle ultimissime pagine del racconto. Faccio notare che questa lady, peraltro nel titolo, viene definita buona e è un aggettivo abbastanza inquietante, perché chiaramente Lady Duquesne è la cattiva del racconto, ma se viene definita buona dovremmo interrogarci sul perché. Non credo che sia un errore dell'autrice, anzi credo che ci sia tutto sommato una giustificazione, perché è l'unica figura che in fondo dà un lascito finanziario alla protagonista e quindi in un certo senso le permette di conquistare un'indipendenza finanziaria che è così rara ma anche così preziosa. Proprio grazie a quel gruzzoletto è riuscita a conquistarsi, per così dire, la parola indipendenza, ma ricordiamo che indipendenza ovviamente va collocata nel tempo in cui il personaggio viene raccontato. Quello che esce tra le molte altre cose in questo Fantasma in Salotto, Francesca Saggini, è, fatto notare, ma vorrei ancora ritornare su questo aspetto, la forza comunicativa, ecco, la forza comunicativa di questi racconti, no? È una forza straordinaria e mi chiedo, ma come mai questa narrazione non ha fatto un passo avanti verso una maggiore conoscenza rispetto al pubblico? Allora, le motivazioni sono tante, evidentemente, perché il desiderio che ho avuto io è stato quello di cogliere alcuni racconti che non avevano avuto grande diffusione in Italia. È un volume che ho pensato specificamente per il pubblico dei lettori italiani, anche perché sulla scia di quella che è la costruzione canonica venuta a crearsi dalla metà dell'Ottocento fino a buona parte del Novecento, la letteratura alta, la letteratura dell'Ottocento, dei vittoriani eminenti per così dire, è ben diversa da quella
dei vittoriani molto modesti di cui mi sono occupata io. In realtà il canale di pubblicazione preferito da questi autori era un canale del tutto effimero rispetto ai canoni dei critici successivi, cioè la letteratura periodica, le riviste, la pubblicazione a puntate e come è successo anche peraltro a buona parte della letteratura popolare di fine Settecento e anche di stampo romantico, quello che appariva sulle riviste, magari in forma seriale attraverso tante puntate, non aveva poi l'opportunità di essere raccolto in un unico volume, entrare nel giro delle biblioteche circolanti e quindi avere diffusione e anche vendite. Non sono stati quindi ristampati e il canone per moltissimo tempo, cioè la lista dei grandi autori, è stata bloccata da dei nomi che rimangono comunque di per sé grandi, e penso tra tutti a Dickens, ma lo stesso Dickens, che è una figura che ritengo assolutamente emblematica nel panorama dell'Ottocento, non disdegnava, come tutti i grandi appunto, e penso anche a Shakespeare, di muoversi sia sull'asse orizzontale che verticale, cioè andava dall'alto al basso e viceversa, si spostava dalla letteratura di consumo alla letteratura che veniva pubblicata in sedi più prestigiose, e si occupava a suo modo di letteratura di genere. Dal racconto poliziesco, suoi sono tra i primi racconti proprio di detection che sono stati fatti, che poi ritrovano ovviamente eco nella grande letteratura come nella Casa Desolata, Bleak House, ma anche in altra letteratura che apparentemente tirava molto bene, letteratura magari che riguardava la sfera domestica, gli affetti, per cui Dickens è rimasto anche molto noto. Quindi è un percorso che cerca di riportare alla luce degli autori che non sono stati particolarmente studiati. Mi si permetta anche perché il mercato editoriale, soprattutto il mercato delle riviste, era fortemente improntato al maschile. Gli editori erano tutti uomini e quindi in un circuito di conoscenze, di interessi, quello che definiremmo una serie di rapporti omosociali, cioè tra pari di sesso maschile in questo senso, per cui le donne venivano relegate ai margini. E se mi posso riconnettere a quell'esempio che ha fatto lei all'inizio di questa conversazione, cioè Dracula. Se pensiamo a Dracula in questo senso come un testo molto importante, la figura di Mina, che è la moglie di Jonathan Harker, diventa un po' la segretaria del gruppo degli eroi che va a combattere l'essere malefico. Non ha un ruolo particolarmente attivo. E quando Dracula la sceglie per penetrare all'interno, così per scardinare il gruppo dei suoi antagonisti, lo fa usando la telepatia, cioè quell'aspetto che non è razionale ma è legato alla psiche, alle emozioni, come venivano peraltro intese le donne, pensiamo dalla Vindication of the Rights of Woman di Wollstonecraft nel Settecento in avanti. Fantasmi in Il fantasma in salotto, il titolo corretto, Il fantasma in salotto, edizione Unicopli, Dentro al fantastico dell'Ottocento, è il libro che abbiamo raccontato in questa conversazione. Però le farei anche una domanda, Francesca Saggini, anche se siamo in chiusura di conversazione. Nel libro Sole Nero, il gotico meridiano dell'Ottocento italiano, lei sposta lo sguardo non da qui ma dall'Inghilterra, analizzando il gotico italiano. E quindi io le pongo la domanda che lei mette all'inizio del suo breve saggio. Esiste un gotico italiano dell'Ottocento? Sì, assolutamente sì. Intanto è racchiuso nel libro che ho scritto, quindi direi un'eresia se dicessi che non esiste dopo averci dedicato numerose pagine. Però sicuramente sì, e anche in questo caso, siccome è letteratura di genere e il nostro Ottocento è un Ottocento che viene ricordato per autori completamente diversi rispetto a quelli tradizionalmente associati o associabili al gotico, è anche in questo caso una letteratura che è andata
così smarrita nel tempo, faccio un'introduzione prendendo come spunto I Promessi Sposi, che tutti più o meno allegramente abbiamo letto durante il nostro percorso scolastico superiore. In realtà I Promessi Sposi, nella prima versione, Fermo Lucia, è sicuramente indebitata a quella, è indebitato chiaramente a quella che è la tradizione del romanzo gotico di fine Settecento, da Walpole a Anne Radcliffe. Mano a mano, quando il discorso di Manzoni è andato cambiando, l'aspetto religioso, l'aspetto morale, l'aspetto didascalico ha preso più il sopravvento, si è cercato con efficacia peraltro di annacquare questo nero, questo gotico presente nella prima edizione, e si è cercato invece di mettere in evidenza altre storie che fossero più edificanti, da altri momenti che fossero più formativi per il lettore. Ma sicuramente sì, c'è un gotico italiano, e il gotico italiano è chiaramente presente anche nel Novecento e anche nella contemporaneità. Pensiamo anche a tante storie che ci sono di detection contemporanea, in cui i fantasmi del passato tornano spesso a infestare, a perseguitare addirittura il protagonista, che indaga proprio a significare questo dialogo tra passato come rimosso e anche la figura del fantasma che va con la sua così evanescenza, con l'uscire fuori da quelli che sono gli schemi del noto, va a inquietare oppure a contaminare il disegno razionale invece dell'investigatore. Francesca Saggini, prima di salutarci brevemente, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Oh, guardi, io ho una specie di libreria ambulante accanto al letto. In questi giorni le devo dire che sto riflettendo molto su due libri sui quali ho lavorato da tantissimo tempo, e proprio da un paio di giorni ho ripreso in mano Dracula, tanto per rimanere in tono. L'altro libro è un libro che secondo me è straordinario, è Frankenstein. Lo sto rileggendo di nuovo perché mi sto occupando della lettura ad alta voce di questo romanzo, cioè dell'importanza dei suoni e anche della voce nel romanzo stesso. E poi Dracula, perché è un romanzo che voglio rileggere ancora una volta da un punto di vista dell'epidemiologia e della virologia nel nostro contesto Covid, e voglio proprio vedere quale possibilità didattica possa esserci, perché la possibilità didattica dei testi letterari è un po' il pallino, diciamo, che ho avuto negli ultimi 10 anni, di insegnare questo romanzo in una classe contemporanea, in una classe di oggi, in cui gli studenti tutti conoscono direttamente e indirettamente cos'è un'epidemia, cos'è un contagio e cos'è il pericolo di un contatto con un altro invisibile che viene a scardinare la nostra vita. Le faccio ancora una domanda a proposito di una cosa che mi incuriosisce parecchio. Lei parlava della lettura ad alta voce, Francesca Saggini. Sì? Che cosa aggiunge, sì, come elemento di scoperta tra le righe, no? La lettura ad alta voce, in questo caso di Frankenstein. Oh, guardi, tantissimo. Noi abbiamo fatto un progetto universitario con le scuole a questo riguardo. Abbiamo fatto anche un piccolo libro. La lettura ad alta voce è un qualcosa che non si fa più e che invece era assolutamente presente nella vita delle generazioni passate, e quando dico passate intendo del Settecento e anche romantiche. Era un po' lo home entertainment del tempo. Si leggeva ad alta voce mentre soprattutto le donne si occupavano di altre attività, ad esempio il disegno, il cucito, la musica. Spesso si scriveva, Mary Shelley scrive moltissimo, mentre il marito le legge ad alta voce, Milton piuttosto che Locke. E la lettura ad alta voce, non posso fare a meno che citare quello che è un grandissimo anglista scomparso, un grande studioso di teatro, Alessandro Serpieri. La parola che viene letta ad alta voce è una parola tridimensionale, che esce, aggiungerei io, dalla pagina, si libra dalla pagina ed entra
in noi. È una parola che prende corpo, che prende sostanza e diventa parte del nostro corpo. Per cui credo che sia un'attività non solo utilissima dal punto di vista pedagogico, ma è anche un'attività che serve a evidenziare, a mettere in luce una ulteriore dimensione del testo che la pagina e soprattutto l'ebook, mi si permetta, non riesce assolutamente a rendere. Grazie davvero Francesca Saggini del tempo che ha dedicato qui per Il Posto delle Parole, partendo dal saggio Il Fantasma in Salotto dentro al Fantastico dell'Ottocento, pubblicato in una collana Maelstrom da Edizioni Unicopli. Buona giornata. A lei e a tutti gli ascoltatori, grazie.